Come è nata l'idea di questo programma, ovvero iMart? L'idea del programma è nata da un incontro con Vincenzo De Bellis e con Alessandro Roia. Con Alessandro c'era una vecchia amicizia legata al fatto che in precedenza lavoravo per il dipartimento di fiction e quindi avevamo lavorato insieme per Romanzo Criminale. Nel tempo però lui ha proposto a Sky Art una serie di progetti legati alla sua passione, perché lui è un aspirante collezionista. Con Vincenzo e MiArt c'era l'idea di collaborare già dal primo anno in cui lui era direttore. Non avevamo trovato il progetto giusto, questo invece sembrava perfetto per noi, per MiArt e anche per Alessandro, che si è cimentato per la prima volta come produttore. Sky è sempre molto coraggiosa, osa molto nelle produzioni che fa, e questa in realtà la sta rendendo vincente ormai, ultimamente insomma si evince questo. Qual è la chiave di questo coraggio? Ma per quanto riguarda Sky Art, l'idea iniziale del canale era quella comunque di essere molto libero, darsi la libertà di sperimentare, di contaminare i linguaggi, di avvicinare mondi che non necessariamente erano comunicanti, e questo progetto aveva tutte queste caratteristiche, quindi ci è sembrato assolutamente in linea con quanto abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo e probabilmente uno dei nostri progetti più sperimentali, perché mandare in onda videoarte in TV è davvero un progetto azzardato. Però credo che proprio questa temerarietà costituisca uno dei tratti caratteristici che hanno sancito il nostro successo, parlo di Sky Art ovviamente. E d'altra parte io credo che per essere contemporanei bisogna osare, bisogna essere sperimentali. Un caro saluto agli amici di Fanwick da parte di Roberto Pisoni di Sky Art.